Immerso nella campagna toscana, si dice che sia il circuito più bello del mondo. Mugello, siamo qui oggi, 15 maggio, per un evento particolare. Venite, seguitemi. Andiamo al box numero 1, dove ci aspettano i ragazzi del ProShop GYTR Automaster di Ferrara per il quarto appuntamento con la nostra Yamaha R6. Oggi la porteremo qui tra i cordoli del circuito del Mugello. Un'esperienza fantastica con i soliti protagonisti che ormai abbiamo imparato a conoscere: Federico, Alessio, Francesco, e una persona speciale, particolare, che oggi sarà con noi in pista. Lo vedete laggiù in fondo, sta già indossando il casco. Con noi oggi anche Marco Melandri. A Misano eravamo al box numero 24, al Mugello, ci hanno dato il box numero 1. Vedete le moto del GYTR Pro Shop Automaster di Ferrara allineate. Sulla destra la conoscete già, è l'R6 che ho utilizzato a Misano con le specifiche per il circuito di Misano riportate oggi per la giornata qui al Mugello, e a fianco un R1. Riconoscete il numero sul cupolino? 33. Adesso è il momento di entrare in pista, gli ultimi preparativi. Mettiamo il casco, i guanti, coppa le polvere. Poco usciti dal primo turno con l'R6 qui al Mugello. Le differenze con Misano sono molto importanti proprio sulla qualità del tracciato e sulla tipologia, perché qui, lo sappiamo, non è a caso che è il circuito più bello del mondo. Tanti sali e scendi, tanti cambi di direzione. L'R6 è piccola per questo tracciato, i cavalli sono troppo pochi. No, adesso vi dico, certo, quando arriviamo sul rettilineo dei box e andiamo a staccare, la velocità non è paragonabile a un 1000, siamo intorno ai 250, qualcosina di più. Iniziamo sulle staccate però a prenderci la nostra rivincita, perché la moto è precisissima in appoggio. Qua si può sfruttare tutto il motore, andare verso le arrabbiate e fare il cambio di direzione a una velocità che per un 1000 è davvero difficile raggiungerlo, perché se non ci sono tanti cavalli, dalla parte dell'R6 c'è il peso ridotto e un grandissimo equilibrio e una grandissima agilità. E anche nei curvoni più veloci non c'è di che pentirsi, perché in appoggio, grazie anche ai pneumatici slick e alla taratura delle sospensioni Ohlins, la moto dà una confidenza totale, si può continuare a scendere senza mai avere quel timore che qualcosa vada troppo storto. Siamo pronti per entrare 5 minuti al secondo turno di Yamaha R6 GYTR al Mugello. Ero qui che mi divertivo con la mia R6, a un certo punto è passato qualcuno, mi ha levato la vernice, la pelle, la visiera del casco. È un ospite speciale che è qui con noi, Marco. Ciao. Melandri, ciao Marco, ciao, come va? Ciao a tutti, bene, bene, siamo qua a divertirci, quindi bene. Bene? Te come va?
Io pensavo di andare più forte, poi ho visto quelli che sono capaci a farlo, ho detto vabbè, quasi quasi cambio mestiere, porto a spasso il cagnolino. Dimmi Marco, la tua esperienza per la giornata di oggi, com'è andata? Guarda, alla fine sono un amatore vero, perché è circa 2 anni che non vado in pista e quindi l'unico scopo era divertirsi oggi. Sono qua, mi sono divertito, sono stato con gli amici, ho fatto un po' di prove a provare dei rischi del freno per Galfaro, ho provato un casco per Just One, quindi mi sto divertendo, rientrando un po' nel personaggio. Non ti mancava il corpo, no? Quando monti su l'emozione manca, lì allora senti che ti manca. Sì. Vuoi continuare a girare, a il fare? Il problema allora, è che adesso mi sta venendo voglia di tornare a andare. E adesso, tra l'altro, Marco, passi dall'R1, gli presto l'R6, si può dire, ormai l'abbiamo detto. La condividiamo, quindi proviamo. Per me un'emozione ancora in più. Beata lei che finalmente farà un salto di categoria, trovando qualcuno che ne sfrutta davvero i limiti. Marco, allora, grazie mille. Grazie a te, un piacere. Grazie. Ci vediamo in pista. No, basta, ah. No, basta. Io ti guardo un'altra volta, no, va, io rinuncio, va. Sì. La moto è bella, è divertente, cioè da guidare è veramente bella, molto equilibrata, però abituato alle moto grosse ci do il gas sempre tardi, mi accorgo che esco troppo stretto, non ha schiena, non ha coppia e non mi porta fuori mai, quindi sono sempre lì, provo una marcia più corta, la più lunga, la più corta, la più lunga. È come un 2.5. Però è bella, cioè mi sono divertito. Circuito del Mugello è la nostra seconda esperienza in pista dopo Misano Adriatico con i ragazzi del GYTR Pro Shop Automaster di Ferrara, un'esperienza fantastica, i nostri turni sono finiti. Vorrei fare con Alessio Tofanini, il responsabile dell'assistenza e dell'officina, un resoconto di quelli che sono i vostri servizi, in modo da ricapitolare tutto quello che fate in pista per chi vuole portare la sua moto o eventualmente chiedere a voi un noleggio. Vai Alessio. Partiamo dalla base che appunto la moto viene curata da noi in officina, quindi si parte dal settaggio pista per pista in base alle proprie esigenze fino all'assistenza vera e propria in pista, quindi al trasporto, al cambio gomme, alla benzina e tutto quello che riguarda diciamo le settaggi base e nel caso di piccole scivolate anche l'eventuale riparazione in pista in loco se possibile. Quindi divertimento, zero pensieri. E poi c'è una cosa in più, è un segreto che mi ha detto Francesco prima. Loro possono fornire anche un istruttore di guida, perché c'è qualcuno, noi siamo abituati a vederlo col cacciavite in mano, dietro le nostre moto, però è anche un istruttore. Alessio è uno che non solo gira il cacciavite ma anche il polso con grande senno, e se volete provare un'esperienza unica in pista con queste moto, grazie a tutti, alla prossima!